Bentornati SOS Arezzo TV. Chi ne sono, Fabio? Io sai che non c'ho l'orologio, nemmeno io. Ma che fortuna, siamo alla stazione, lo possiamo guardare. Le due lancette che sono. Neanche l'ora si sa, Arezzo. Neanche l'ora. Non c'è più neanche l'orologio. In questa stazione così tetra. Cioè, sono cadute le lancette, che è successo? Così tetra, così brutta. Siccome era troppo bella, togliamo l'orologio. No, dimmi te, anche la gente. Le lancette sono sparite, che hanno fatto? Sono state. Boh, mi sa che l'orologio si è fermato, le lancette sono spaccate, le avranno rimosse. Ma guarda, Fabio, che è un bel po' se mancano. Ora abbiamo fatto la battuta, ma un bel po' che manca quelle lancette. Tra l'altro, da tempo è stato rimosso il cartello, il tabellone elettronico di un supermercato. Disturbava chi? I vicini, la luce che rifrangeva. Quali vicini? Stazioni. C'è la stazione e basta qui. Rifrangeva verso di qua e quindi dava noia palazzi di qua, quella luce, e rifrangeva nelle casse, dava noia. C'era un comitato anche per quello? C'era, non so se è un comitato, ma ho ricevuto in comune qualche persona che aveva queste problematiche. Insomma, c'era questo tabellone, almeno l'ora si sapeva, anche la data a volte. Adesso è diventato un tabellone normale, nel senso è un cartellone brutto. Di carta, brutto, è un supermercato, eccetera. E quindi, allora, ricapitolando, la stazione è brutta, sì. Una delle più brutte, direi. Poi c'è il bel parcheggio degli autobus anche, sì. Che abbellisce tutto. Hai detto bene, parcheggio degli autobus. C'è anche il parcheggio. Qualcuno la chiama autostazione, io ho qualche dubbio. E abbellisce. Mica li vuoi mettere con giardini e porcinai, questo è troppo meglio, un po' meglio. Sì, dai, però, giardini e porcinai, poi sai, a tempi dei giardini e porcinai qui c'era una problematica anche di natura un po' particolare, la sera dopo cena, quindi adesso così si è abolito anche la problematica. Sì. Vabbè, comunque è brutto, cioè uno viene a prendere l'auto, l'abbiamo già fatto mesi fa, la bruttezza è abbastanza evidente. Qui non si sa cosa già Fanfani diceva, no? L'accordo con le ferrovie. Per rifare, adesso c'è un progetto per pedonalizzare tutta l'area dentro, non so come faranno, ma vedremo se andrà a buon fine. La famosa stazione Media Etruria, non si è saputo più niente del comitato tecnico. È la notte dei sogni. La notte dei sogni. Insomma, tutto cambia perché? Perché non c'è più soldi. I soldi zero. Ma quindi l'importante le chiacchiere se ne fa tante, ma senza Lilleri? Non si l'allega. E comunque sia. Quando arrivi qui non sai chi io che sono, non ti ricordi neanche come ti chiami, non sai neanche da quanto la cosa era così, magari è sempre stato così e non ci pensi, no? Sorridiamoci, dai. Sorridiamoci, dai, però ti voglio far vedere anche la sciattezza, perché guarda che questa cosa dei rifiuti sta diventando... Che ci voleva metterlo dentro? Guarda che in città è pieno di episodi di questo tipo, dappertutto, in centro, in periferia, c'è questa mania di buttare le buste per terra. Era difficoltoso aprire qui. Ne facciamo vedere uno, ma che abbiamo trovato casualmente. Sì. Ma per dire veramente la sciatteria regna sovrana. E che ci siamo dimenticati le fontane. Le fontane che, come vedete, vanno, che è una meraviglia. Sono a secco. Esatto. Però rivogliamo la chimera. Quella che abbiamo la facciamo morire di sete. capito? La cosa è che la chimera e è Firenze. Pensa la mostra. Quindi colui il quale... turista viene ad Arezzo e scende in questa piazza. Non sa che ora è. La fontana è senza acqua. I marciapiedi vedete che sono in queste condizioni. La spazzatura per terra. Spazzatura per terra. Ma direi che tutto va a meraviglia. Investiamo sul turismo. Investiamoci. Però investiamoci. Investiamoci a partire dalle strutture. E rendiamole un po' più bella. La città deve... è sempre stata una grande città dove sono le grandi stazioni. Quando esci generalmente trovi veramente qualcosa di bello. Vedi Torino. Sì, Torino è bellissimo, esatto. Perché c'è quel bel corso, cioè vai tutto dritto. Vedi Torino.